Un progetto questo che è stato presentato in questa sede, oggi è stato presentato il libro, però in realtà si tratta di iniziative che coinvolgono l'intero territorio, compresa l'università. L'università è molto presente nel progetto Piazza del Sapere, attraverso vari docenti. Io in questo momento rappresento sicuramente la cattedra di museologia, perché le Piazze del Sapere sta portando avanti una importante battaglia per la salvezza del Museo Provinciale Campano di Capua, che è sicuramente uno dei più importanti musei dell'Italia meridionale, fra i più importanti musei archeologici italiani, che sta soffrendo ovviamente degli esiti della legge del Rio e quindi della diminuzione di ruolo e di possibilità delle province, fra cui ovviamente anche la provincia di Caserta. Però sono coinvolta nel progetto Piazze del Sapere anche come delegato al placement della mia università, che è l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, perché sono convinta, fermamente convinta, che un territorio come quello di terra di lavoro, chiamiamolo in questo modo per capirci, possa offrire, abbia grandi potenzialità che sono attualmente molto poco considerate, nel senso che in terra di lavoro, come ho avuto modo di dire anche stasera, esistono molte risorse, un capitale umano straordinario, ma forse un po' troppo disgiunto. Esistono un po' ovunque, io amo molto girare in provincia di Caserta, associazioni, gruppi di, chiamiamola cittadinanza attiva perché si usa adesso questo termine, anche estremamente competenti, con delle specializzazioni reali, ma non riescono a far rete. Ecco, in provincia di Caserta non si riesce a far rete. Piazza del Sapere è un tentativo molto interessante che va in questa direzione, cerca di collegare quanti amano il territorio, quanti credono nella possibilità che l'eredità culturale di questo territorio sia oggi una risorsa spendibile per la trasformazione del territorio. E devo dire che mi piace le Piazze del Sapere perché non si sofferma solo sulla, come dire, esaltazione, sulla valutazione estetica del prodotto antico, ma lavora, e non so se può girare la telecamera, anche sul prodotto reale contemporaneo, su quella che è la cultura di questo territorio, che io leggo e amo leggere in termini, in senso proprio antropologico, come risposta ai bisogni di una comunità e quindi come produzione contemporanea di nuovi bisogni e di nuove risposte a questi bisogni. Piazza del Sapere lo fa ed è importante che l'università segua e partecipi a tutto questo, perché forma quindi i futuri professionisti, forma e contribuisce alla formazione dei cittadini di questo territorio e perché ha delle competenze reali, abbiamo degli straordinari centri di eccellenza nel nostro Ateneo che possono essere dei reali interlocutori per questo territorio e per la politica di questo territorio, perché io ci terrei a concludere questa brevissima intervista sottolineando che esistono questi frammenti di eccellenza, esistono istituzioni di qualità, ma dobbiamo avere necessariamente un interlocutore politico, un responsabile di una governance territoriale che sappia in qualche modo riunire tutte queste in un unico progetto di intervento, coordinandolo, perché il coordinamento serve.